questa mostra l'Associazione per la Fotografia Storica di Torino è alla 14ª collaborazione con le biblioteche civiche torinesi. Questa è la volta della mostra fotografica Animali in posa in un secolo di fotografia. Un percorso cronologico che si snoda attraverso 64 immagini rigorosamente originali scattate fra il 1850 e il 1979 da autori italiani ed esteri, in cui è ben testimoniato attraverso la fotografia il rapporto spesso contraddittorio tra uomo e animali. Sono scattate immagini in situazioni differenti, in cui emerge il nostro rapporto, a volte fatto di timore o di prepotenza o ancora di sudditanza anche emotiva e affettiva nei confronti degli animali. Troviamo scatti realizzati a scopo scientifico agli inizi dell'Ottocento, oppure ancora scatti per immortalare l'animale domestico da compagnia o l'animale che comunque doveva servire, tra virgolette, alla nostra sopravvivenza, o l'animale di pubblica utilità, o ancora le prime bestie feroci fotografate negli zoo dell'Ottocento, per approdare poi nel Novecento a un rapporto diverso tra uomini e animali, in cui appunto ci sono vere e proprie scene spesso costruite artisticamente ad hoc, oppure situazioni in cui l'animale è ripreso in senso più ironico e più giocoso. Ogni immagine racconta comunque una storia ed è una cosa a sé. Particolare appunto tra le foto dell'Ottocento, quella scattata da Alessandro Pavia nel 1884, che ritrae un gatto rosso in posa. Alessandro Pavia è noto nella storia della fotografia per aver fotografato tra il 1863 e il 1867 tutti i 1000 che parteciparono alla spedizione di Garibaldi. In questo caso il gatto rosso assume la stessa autorevolezza e la stessa dignità di un garibaldino. Ed è curioso perché in quell'epoca i tempi di posa erano molto lunghi e quindi era particolarmente difficile riuscire a ritrarre un animale che stesse fermo nella stessa posizione per così tanto tempo. Poi ancora troviamo tra le foto più antiche quella del 1850, una carta salata scattata da Giacomo Caneva, che ritrae una donna con in braccio un agnellino tenuto alla stessa stregua di un bimbo in fasce. Oppure ancora il cane contrabbandiere ucciso dalla polizia svizzera agli inizi del Novecento, per approdare, come dicevo già prima, alle immagini più ironiche, più costruite, come l'elegante gatto bianco ritratto in compagnia di un nudo femminile dai famosi fotografi Manassé. E poi ancora le foto ironiche di Toni Nicolini, di Cesare Colombo, Alessandro De Carlo, o la foto scattata da Ottmar Anschutz, che realizzò proprio in quegli anni i suoi primi studi sugli animali fotografati in movimento. Tutto comunque ben documentato anche dallo scritto nel catalogo realizzato dalla scrittrice, giornalista e storica della fotografia Giovanna Giordano. L'iniziativa e il catalogo sono stati realizzati grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. La mostra proseguirà con ingresso gratuito a Villa Moretti fino al 28 gennaio 2017.